futuro del Gino Lisa, una volta realizzati i lavori di allungamento della pista, sarà quello dei voli di linea. Il presente del Gino Lisa è essere sede regionale della Protezione Civile. Una scelta annunciata nel corso di una conferenza stampa che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha tenuto proprio al Gino Lisa. Con lui gli assessori Nunziante, Piemontese e Di Gioia. La scelta di spostare la sede della Protezione Civile da Bari al capoluogo Dauno è stata dettata sì dalla necessità di salvare i 14 milioni di euro di finanziamento che rischiavano di andare persi a causa del nuovo regolamento dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato agli aeroporti, ma anche dalla considerazione che il Foggiano è territorio a maggior rischio sismico, idrogeologico e degli incendi boschivi rispetto al Barese. Un passo che consente, a detta di Emiliano, anche di poter coprire con finanziamenti pubblici il 100% dei lavori necessari alla riapertura dello scalo. Una volta ultimati i lavori di allungamento della pista, la Regione ha già pronto un bando da 7 milioni di euro all'anno per incentivare i voli civili dagli aeroporti di Foggia e Grottaglie. La destinazione dell'aeroporto Gino Lisa, a base della Protezione Civile, secondo il Presidente della Regione, non ne impedisce infatti l'utilizzo da parte dei voli civili di linea e con un incentivo economico come quello predisposto dalla Regione, Emiliano si dice certo che l'aeroporto di Foggia possa far gola a diverse compagnie low cost, sia per ragioni turistiche che di traffico quotidiano.